Un saluto a voi amici del web, nuovo appuntamento oggi con la nostra serie dedicata alle erbe selvatiche in alimentazione. La protagonista di oggi è una pianta che avrete visto chissà quante volte durante le vostre passeggiate, cresce ovunque anche nei giardini cittadini e agli angoli delle strade, magari però senza conoscerne il nome e soprattutto le moltissime virtù sia alimentari che medicinali. Stiamo parlando della piantaggine. Si tratta di una pianta erbacea perenne appartenente alla famiglia delle plantaginacee, specie Plantago, le cui foglie crescono tutto l'anno, il che è un vantaggio nella stagione invernale quando molte altre piante commestibili sono ormai seccate e non producono nuove foglie. Naturalmente la produzione maggiore di nuove foglie è primaverile ed estiva, in autunno e inverno sono soprattutto le foglie primaverili che crescono e diventano più grandi, ma se voi falciate il prato e c'è della piantaggine, spesso le foglie ricrescono anche nella stagione fredda. Anche se oggi è considerata per lo più un'infestante strappata dagli orti, la piantaggine era un'erba arcinota e arciutilizzata storicamente in alimentazione, ma soprattutto per i suoi impieghi medicinali, soprattutto nell'ulcera e per la cura delle ferite. Ne troviamo menzione nei greci, nel trattato di Dioscoride nel primo secolo, quel buon accoglitor delle qualità delle erbe citato da Dante, poi nei romani Plinio la definiva erba magica, poi negli arabi nel trattato di Avicenna. Shakespeare la cita anche in una battuta di Romeo e Giulietta ricordando quanto sia eccellente per curare le infezioni. Non per nulla il suo nome norvegese e svedese è Groblad, la foglia che guarisce. Originaria del Mediterraneo, era talmente importante per gli europei che se la portavano dietro nei viaggi transoceanici e siccome un infestante cominciava a crescere anche in America ovunque passassero loro, tanto che i nativi la chiamarono l'impronta dell'uomo bianco, da cui il nome scientifico che gli diede Linneo, Plantago, a ricordare la pianta del piede che lascia l'impronta. Come sempre poi è nota anche in Italia con decine di nomi regionali diversi, c'è cioè chi nelle foglie vede lingue di cane, chi orecchie di lepre. In inglese il suo nome è plantain, il che genera inevitabilmente confusione con il platano, il frutto acerbo di alcune cultivar di banana, anch'esso chiamato plantain in inglese. Va da sé che le due cose non c'entrano assolutamente nulla e l'unica cosa che hanno in comune è il nome, così come il platano della banana non ha nulla a che fare con l'omonimo albero ornamentale che decora spesso i viali e i parchi delle nostre città. In cucina si usano non solo le foglie ma anche i fiori, le radici e i semi di piantaggine. Le foglie sono molto saporite con alcune note di asparago, alcune di funghi e alcune di nocciola e poi leggermente amarognole quando si avvicina la fioritura. Sono molto ricche di fibra solubile ma anche insolubile, quindi fibrose, per cui solo le foglie più giovani e tenere si consumano crude, quelle più grandi e coriacee invece previa cottura. Di piantaggine ce ne sono oltre 250 specie diverse. Le più diffuse sono Plantago lanceolata, dalle foglie strette, lunghe e appuntite con le caratteristiche 5 striature verticali, che cresce comunemente nei prati anche in città, e Plantago major, dalle foglie larghe e grandi sempre con le sue 5 nervature ma qui più distanziate, ma sempre comunque una pianta piccola, arriva a 15-20 cm, anch'essa molto diffusa nei sentieri di campagna. In inglese la prima si chiama narrow leaf plantain, cioè piantaggine dalle foglie strette, e la seconda broadleaf plantain, cioè piantaggine dalle foglie larghe. Noi le chiamiamo a volte piantaggine minore e piantaggine maggiore. E queste sono le due specie più diffuse come erbe selvatiche, che crescono spontaneamente pressoché ovunque sul pianeta. Le due specie invece più diffuse come coltivazione sono Plantago ovata e Plantago psyllium, che non vengono coltivate a scopo alimentare per le loro foglie, ma principalmente per i loro semi o per l'estrazione di specifiche sostanze a scopo medicinale. Queste e altre specie di piantaggine sono infatti spesso coltivate soprattutto per i loro semi, che vanno sotto il nome generale di psyllium o psyllio, i cui involucri esterni, husk in inglese, sono ricchissimi di un particolare tipo di fibra solubile mucillaginosa, i beta-glucani, usata sia in industria alimentare come addensante sia come supplemento storicamente per il suo effetto lassativo e antidiarroico, e non è un ossimoro perché in realtà aiuta semplicemente a regolarizzare la consistenza delle feci, e poi soprattutto in tempi più recenti per il suo spiccato effetto ipocolesterolemizzante e di controllo della glicemia, che è stato ripetutamente documentato in numerosi studi anche clinici.
Naturalmente anche noi possiamo raccogliere ed utilizzare la pianta matura per i suoi semi, prodotti in gran quantità sulle infiorescenze strette e lunghe che spiccano in altezza al di sopra delle foglie, ma sono piccolissimi, per cui si tratta di un'operazione francamente lunga e tediosa per ottenere alla fine una manciata di semi. Più che separare i semi, fate prima cucinare l'intero stelo con le infiorescenze, ad esempio passato velocemente in padella, poi metterlo in bocca, serrare i denti, sfilare il gambo, quello che vi resta in bocca sono i semi. Ad ogni modo, l'utilizzo su cui ci concentriamo oggi è quello molto più pratico delle sue foglie, che sono un'ottima verdura e in questo caso non c'è bisogno di aspettare che la pianta cresca fino ad arrivare a seme, ma si possono raccogliere fin da subito. Anche le foglie sono molto ricche di questa preziosa fibra solubile, non ovviamente quanto i semi, ma abbastanza comunque per consentirci di addensare le zuppe, di velocizzare il transito intestinale aiutandoci a spazzare bene l'intestino e a produrre feci voluminose e soffici e aiutandoci a controllare la colesterolemia e a evitare picchi repentini di glucosio e di insulina nel sangue. Oltre a questo, le foglie di piantaggine sono anche molto ricche di micronutrienti, ad esempio sono tra le foglie più ricche di vitamina K, il cui contenuto è variabile ma comunque nel range tra molto buona ed eccellente, in media ne contiene sui 500 microgrammi per etto come vitamina K1, cioè oltre 4 volte l'intero fabbisogno giornaliero. Buona notizia per chi le mangia, meno per gli agricoltori che la considerano infestante, perché proprio la vitamina K la rende resistente a diversi erbicidi. Se l'avete nell'orto, tanto vale farvela amica. La piantaggine è molto ricca anche di carotenoidi, principalmente beta-carotene, quindi provitamina A. Un etto di piantaggine ne contiene più o meno come una grossa carota. Infine, per le vitamine, buon contenuto anche di vitamina C, tra i 25 e i 45 mg per etto, circa la metà di un'arancia. Quanto ai minerali, ottimo il contenuto di calcio, anche perché supera di oltre 5 volte quello del fosforo e non ha ossalati, quindi si assorbe molto bene e permette di riequilibrarlo col fosforo. Molto più potassio che sodio, anche questa ottima caratteristica, e poi ottimo contenuto di rame, ferro, magnesio e manganese. Le percentuali potrebbero sembrarvi tutto sommato basse, sempre sotto il 25% del fabbisogno giornaliero per etto, ma ricordate che qui stiamo parlando di una verdura, in nutrizione un alimento che copre un quarto del fabbisogno giornaliero di rame e magnesio, tra il 10 e il 20% di quello di calcio, ferro, potassio, manganese e zinco, la metà di quello di vitamina C, abbondantemente quello di vitamina A e il quadruplo di quello di vitamina K, il tutto con meno di 20 calorie, si definisce un alimento nutrizionalmente densissimo. Sui macronutrienti abbiamo, oltre all'ottima fibra di cui sopra, anche 3 grammi di proteine di buona qualità aminoacidica, che non sono poche per essere delle foglie, pochissimi lipidi e un paio di grammi di carboidrati disponibili. Quanto agli extra nutrienti, oltre ai già citati carotenoidi, abbiamo anche terpenoidi, antinfiammatori, soprattutto cere, e poi molti polifenoli, soprattutto acido caffeico e clorogenico, e flavonoidi, soprattutto i flavoni, apigenina e luteolina. Infine, altro importante vantaggio, non contiene nessun principio tossico né antinutrizionale, ha pochissimi ossalati, nitrati, saponine, quindi la possono mangiare tutti senza preoccuparsi di possibili effetti tossici o antinutrizionali. Per quanto riguarda invece gli utilizzi medicinali, come abbiamo già anticipato, la piantaggine vanta un ampio range di applicazioni, a volte esterne, a volte interne, con decotti o infusioni o il succo delle foglie fresche o le foglie essiccate e polverizzate. Per una descrizione più completa degli utilizzi in medicina tradizionale e delle evidenze scientifiche a loro supporto, vi rimando a queste 4 review molto complete. L'utilizzo più diffuso e antico è l'applicazione esterna delle foglie sulle ferite per accelerarne e favorirne la guarigione. Questo è dovuto al particolare mix dei suoi vari componenti, dai glicosidi antinfiammatori agli acidi fenolici antibatterici, ai polifenoli in generale antiossidanti, agli alcol primari delle cere che rivestono le foglie, ad alcuni polisaccaridi con effetto immunostimolante. È sempre stata una conoscenza diffusa universalmente tra la gente di campagna ed è sempre bene tramandarla. Se state facendo una passeggiata fuori porta e inciampate, magari vi sbucciate il ginocchio o comunque vi ferite in altro modo, la prima cosa da cercare sono le foglie di piantaggine, ne strappate le nervature in modo da favorire la fuoriuscita del succo e la applicate direttamente sulla ferita, idem per lenire l'infiammazione e il dolore dopo le punture di insetti. Per quanto riguarda invece l'uso interno, l'applicazione più tradizionale è sicuramente il trattamento dell'ulcera e poi come parte di quelle erbe da usare un po' come rimedio generale che oggi sappiamo ricondurre alla compresenza nella piantaggine di componenti antinfiammatorie, analgesiche, antiossidanti, lenitive, immunostimolanti e blandamente antibiotiche.
Grazie alla sua fibra solubile mucilaginosa, che la rende anche emolliente ed espettorante, i succhi e gli infusi di piantagine sono anche tipicamente utilizzati nella stagione invernale come rimedio per la tosse e meglio ancora se associate a una malvacea come foglie e fiori di malva o di altea, anch'esse ricche di mucillagini. A questo scopo, quando nella stagione primaverile o estiva abbondano le foglie e i fiori di malva e di piantagine, è buona idea lasciarne un po' ad essiccare. Basta lasciarle lì per una settimana su un vassoio di legno, in casa o all'aperto ma non al sole diretto, e poi metterle da parte in un barattolo per prepararne in inverno degli infusi, magari anche insieme a un po' di timo e rosmarino. Infine, in tempi più recenti, diversi componenti presenti in abbondanza nella piantagine hanno rivelato un importante potenziale antitumorale e sono utilizzati come componente di alcuni preparati per la chemioterapia, come del resto moltissime altre molecole scoperte nelle piante. E arriviamo così al capitolo sugli utilizzi in cucina. Abbiamo detto che della piantagine si possono mangiare sia i semi, sia le infiorescenze, sia le radici, ma sicuramente la cosa più facile è raccoglierne e consumarne le foglie. Le foglie più giovani e tenere sono ottime anche crude, quelle più fibrose invece vanno ammorbidite con la cottura. Se sono molto grandi e coriacee, si possono tagliuzzare prima della cottura in modo da facilitarne poi l'ammorbidimento e la masticazione. Il metodo di cottura più semplice è sicuramente uno stir fry, cioè passarle velocemente in padella con un filo d'olio, cosa che aiuterà anche a far emergere il loro caratteristico sapore. Noi qui prepariamo innanzitutto un'insalata con le foglie crude insieme a dragoncello, finocchietto selvatico, pecan e semi di canapa. Si tratta innanzitutto di raccogliere, pulire e tagliare grossolanamente una manciata di foglie di piantagine. Dovendo consumarla cruda, meglio scegliere quelle più giovani e tenere. Se fossero più coriacee, bisognerà tagliarle sempre perpendicolarmente alle fibre, ma a striscioline decisamente più piccole di come faccio io qui. Dopodiché prepariamo anche un po' di altri ingredienti aromatici, tritiamo un po' di finocchietto selvatico, un po' di gambo di cipollotto, un pezzetto di scalogno e un po' di dragoncello fresco. Prepariamo anche qualche noce pecan e uniamo tutti gli ingredienti. Possiamo condire in modo classico con una vinaigrette o citronette, in questo caso io utilizzo il dressing di yogurt, acetosa e erba cipollina che avevamo preparato insieme nel video dedicato all'acetosa. Poi prepariamo un pesto di piantagine, noci e anacardi. Raccogliamo e puliamo qualche manciata di foglie di piantagine, in questo caso vanno bene anche più grandi. Poi raccogliamo anche qualche foglia di prezzemolo e di basilico freschi e tagliamo grossolanamente tutte le foglie. Uniamo anche una manciatina di anacardi e una di noci e mettiamo tutti gli ingredienti in un mixer insieme a una cucchiaiata di formaggio grattugiato, una dose generosa di olio extravergine di oliva e poi sale, pepe e peperoncino secondo i gusti. Aggiungiamo anche un paio di cubetti di ghiaccio per evitare il surriscaldamento durante la successiva operazione, così da evitare l'ossidazione e mantenere verde chiaro il colore del pesto. Azioniamo il mixer e frulliamo il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo, aggiungendo se necessario ancora dell'olio. Il risultato sarà un saporitissimo pesto che possiamo utilizzare in moltissimi modi diversi, come accompagnamento per la verdura cruda, come condimento dell'insalata o su una bruschetta, per condire il pesce al vapore. In questo caso ne utilizziamo qualche cucchiaio come veloce condimento per una pasta integrale da servire ancora con una spolverata di formaggio grattugiato. Va aggiunto a temperatura ambiente ma a crudo dopo che la pasta è già stata scolata. Possiamo conservare il nostro pesto di piantagine per circa una settimana in frigo coperto da un filo d'olio oppure metterlo in congelatore per diversi mesi. Vediamo ora un paio di esempi che prevedono la cottura delle foglie. Prepariamo ad esempio qui uno stir fry di piantagine, armagnac e coriandolo che serviremo su dei quadratini di polenta. Ancora una volta abbiamo raccolto e pulito una manciata di foglie di piantagine che taglieremo grossolanamente. Tagliamo anche un po' di scalogno e un cipollotto, incluso ovviamente la cima verde. In una padella con un filo d'olio, in questo caso è olio di zucca, facciamo soffriggere lo scalogno e il cipollotto, sfumiamo con un po' di armagnac e lasciamo evaporare. Quindi aggiungiamo le foglie di piantagine e copriamo un minuto col coperchio in modo che si ammorbidiscano col vapore perdendo la loro aria. Poi togliamo il coperchio e lasciamo soffriggere ancora uno o due minuti. Nel frattempo prepariamo anche un trito con le foglie del coriandolo fresco che aggiungeremo a cottura ultimata. Io qui servo il tutto in modalità aperitivo su dei quadratini di polenta di mais raffreddata che uso come base. Preparo innanzitutto i quadratini di polenta, poi ci metto un po' della piantagine all'armagnac e infine ancora una spolverata di coriandolo fresco. Anche i fiorellini del coriandolo sono commestibili oltre che decorativi ed è buono ancora caldo oppure tiepido ma anche una volta raffreddato.
Per finire sfruttiamo le mucillagini della piantaggine della malva per dare consistenza ad una zuppa orientale con bambù, funghi shiitake e alga wakame. Gli ingredienti li vedete tutti qua: olio di sesamo, i funghi shiitake freschi, i germogli di bambù, l'alga wakame, due strisce di kelp per il brodo, aglio, zenzero, cipollotto, qualche foglia di malva e di piantaggine, e ci metterò anche dei noodles. Taglio a metà i funghi più grossi, preparo un trito di zenzero, se è bio potete anche non sbucciarlo, taglio un cipollotto tenendo come sempre anche il gambo verde, taglio grossolanamente le foglie di malva e quelle di piantaggine e taglio sottile anche i miei spicchi d'aglio. In una casseruola scaldo un paio di cucchiai di olio di sesamo, aggiungo l'aglio, lo zenzero, il cipollotto e lascio insaporire qualche minuto, poi aggiungo i funghi e lascio soffriggere anche loro qualche minuto finché non comincio a sentire che sprigionano il loro aroma. Poi anche il bambù, mescolo bene, ci metto il kelp per insaporire il brodo e copro d'acqua. Lascio cuocere a fuoco basso un paio di minuti, poi posso togliere il kelp, volendo posso anche tagliarlo a striscioline e rimetterlo dentro, di fatto il suo sapore lo ha ceduto, ma è comunque ottima fibra e dà consistenza. In questo caso però voglio lasciare spazio per i noodles che aggiungo insieme alle foglie di malva e di piantaggine e a una cucchiaiata di alga wakame. Attenzione che la wakame secca aumenta molto in volume, quindi non esagerate con la dose. Poi ancora quei 4-5 minuti necessari alla cottura dei noodles e siamo pronti a servire la nostra zuppa orientale con una spolverata di prezzemolo o di coriandolo fresco. Tra zenzero, aglio, cipolla, alghe, shiitake e bambù si tratta davvero di un piatto estremamente salutare. E allora buon divertimento a tutti con il foraging e la creatività in cucina con la piantaggine. Io per oggi mi fermo qui ricordandovi che trovate sul sito www.spaziosfera.com la sezione dedicata alle erbe selvatiche con anche tutti gli appunti scritti delle ricette che abbiamo preparato insieme oggi. Vi invito poi a seguire gli account Instagram, Twitter e Facebook @spaziosfera e per finire la regola da non dimenticare mai è questa: vita quieta, mente lieta e moderata dieta. Tutto chiaro, very food.